Quando un buco nero di quelli super massicci entra in azione, come avviene nel cuore degli AGN, le cosiddette galassie da nucleo attivo, i suoi effetti devastanti si fanno sentire fino a decine di migliaia di miliardi di chilometri di distanza. Il rilascio d'energia è tale da innescare getti di materia a velocità paragonabili a quella della luce, raffiche così potenti da attraversare l'intera galassia ospite. A svelarne la natura, nel febbraio del 2012, un gruppo di scienziati guidati da un giovane astrofisico marchigiano, Francesco Tombesi. Tombesi, 30 anni appena compiuti, è originario di Recanati, ma da qualche anno lavora al Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland, grosso modo a metà strada fra Washington e Baltimora, ed è lì che lo abbiamo raggiunto in diretta Skype per farci raccontare nei dettagli la sua ultima scoperta su oggetti esotici a partire dal nome, gli assorbitori tiepidi. Buongiorno Tombesi. Buongiorno. Dunque, si chiamano Warm Absorbers, sono i protagonisti di uno studio appena pubblicato su Monthly Notices, studio i cui due primi autori siete lei e un altro italiano, Massimo Cappi, dell'INAF IASF di Bologna. Ma cosa sono questi assorbitori tiepidi e che c'entrano con i buchi neri? Sì, questi assorbitori tiepidi, allora, il materiale sono dei plasmi, anche questi ionizzati, però il livello di ionizzazione è molto minore di quello che avevamo trovato studiando gli ultrafast outflows, che sono stati parte della news dell'INAF dell'anno scorso. Ecco, gli ultrafast outflows, che poi la sigla è UFO, sono questi getti di materia che dicevamo potentissimi, originati dal disco attorno ai buchi neri, no? Sì. E quindi quello che abbiamo fatto è andare a comparare in un campione di 35 sorgenti, se esistevano correlazioni tra questi assorbitori, chiamati assorbitori tiepidi, e gli UFO, quindi per vedere se ci sono delle relazioni di scala tra il buco nero e questi assorbitori. E con sorpresa abbiamo trovato che tutti i vari parametri di questi assorbitori si distribuiscono in modo uniforme nei vari diagrammi, e in particolare abbiamo indicazioni che più l'assorbitore è vicino al buco nero, più è altamente ionizzato, la sua densità è maggiore e anche la velocità è maggiore. Questo ci indica che questi venti che vengono emessi sia da vicino al buco nero hanno interazioni anche a distanze molto più grandi. Questo che noi osserviamo nei raggi X sono righe di assorbimento, per cui ci indicano solo che esiste del materiale, del plasma ionizzato, relativamente caldo, a un range di distanze molto elevato. Non ve l'aspettavate a distanze così grandi? Diciamo che ci si aspettava che ci fosse questo materiale a distanze elevate. Ci sono ancora molte incertezze sulla sua distanza reale, però la cosa nuova che noi abbiamo trovato è che abbiamo collegato gli outflows che sono emessi molto vicino al buco nero a questi outflows osservati a distanze più elevate nella banda X. Dunque avete stabilito che fanno parte, alla fine sono originati dallo stesso fenomeno? Sì, la distanza tra di loro è di 8 ordini di grandezza diversa, per cui è immensamente, cioè, sono fenomeni che avvengono su scale di 100 milioni di volte più grandi, per cui era molto diciamo, siamo stati molto sorpresi quando abbiamo trovato queste correlazioni. Certo, senta Tombesi, ma se il buco nero, quello che è inattivo, presente nel cuore della nostra galassia, la Via Lattea, mai si attivasse, c'è anche qui da noi, non so, si genererebbero anche qui da noi gli UFO, poi questi assorbitori tiepidi? Ci sono evidenze non nei raggi X, ma nei raggi gamma, e recentemente anche in radio e microonde, che ci sono delle bolle bubbles immense di raggio dell'ordine del kiloparsec centrate nel buco nero della nostra galassia, per cui probabilmente in passato il nostro buco nero era molto più attivo, e probabilmente una delle spiegazioni per spiegare l'esistenza di queste bubble è che c'era un periodo in cui il buco nero emetteva in modo molto più potente,
probabilmente, possibilmente attraverso qualcosa di simile a questi UFO. Certo. Don Besi, prima di salutarci, ci faccia un po' morire di invidia. Lei lavora alla NASA, dicevamo, vive a pochi chilometri dalla Casa Bianca, dunque al centro del mondo, perlomeno di quello scientifico e politico. Come trascorrerà la serata questa sera? Questa sera ancora non ho pensato come trascorrerla, però riguardo il fatto di vivere a Washington, sono stato molto felice di poter assistere all'inaugurazione della nuova presidenza di Obama. Sono andato lì, a sentire il suo discorso di fronte al Capitol, quindi è stato molto interessante per quello.